Ciao ragazzi, benvenuti oppure bentornati sul canale Tandem. Un saluto da Stefano. Un saluto da Gabriele. Qui davanti a noi abbiamo una scatola con dentro un personaggio estremamente raro. Ma e altri... Tra l'altro c'è scritto. Cazzo. Rifacciamo. Ebbene, come facciamo? Aspetta, così, non c'è qua? No. Ciao ragazzi, benvenuti oppure bentornati sul canale Tandem, un saluto da Stefano. Un saluto da Gabriele, qui davanti a noi c'è una bellissima scatola con dentro un personaggio estremamente raro, 1 su 36. Esatto. 1 su 36 Chase, quindi tanta roba e altri 4 che, mamma mia. Mamma mia. Mamma nostra. Se seguite il nostro profilo Instagram, la nostra pagina Facebook, sapete già di cosa stiamo parlando, perché abbiamo pubblicato dei contenuti inerenti a questa cosa, perché il giorno in cui è arrivata questa scatola c'erano i 6 personaggi in cui era contenuto il C, sorpresone. E qua dietro ce n'è un altro, perché? Perché non ci sta nella scatola. Esatto. E fa parte, praticamente fa pandance con il Chase. Però attenzione, perché adesso mi alzo. Se ne va. E me ne vado. E vi mostro le natiche, no, praticamente... No, mi alzo perché siccome non voglio far vedere cosa c'è dietro per non rovinare la sorpresa e per non far vedere... Sta arrivando il temporale. Come mai? Così. Ah no, pensavo perché parlavo sbiascicato. No. Ok, adesso possiamo cominciare l'unboxing. Allora, possiamo cominciare l'unboxing, ragazzi? Prima di cominciare l'unboxing vorremmo proporre... Caldo, sempre caldo. L'idea di un video. Praticamente, guardando la terza stagione di Stranger Things, che ho finito nel giro di 3-4 giorni, e devo dire che mi è piaciuta molto di più rispetto alla seconda. Poi vabbè, scrivete nei commenti se avete visto, cosa ne pensate. No spoiler! Mi è venuto in mente di fare un video che ho spiegato a Gabriele. Parlane tu. Praticamente lui diceva, ogni volta che in una serie TV come quella, o in un'altra serie TV, o in un film, in qualche cosa, compare una sorta di richiamo ai Funko Pop, puff, se ne parla. Se ne parla, nel senso che noi vogliamo screenshottare la scena del film in cui appunto compaiono determinate cose riguardanti i Funko Pop, però per questo poi ci sarà un video dedicato, successivamente. Chi è questa testa da uovo? Questa qua io direi che puoi partire perché è una cosa Parto con questo qua che non so chi sia, non esce neanche. Dai, prova a indovinare, solamente dalla parte superiore. Ah, è Forrest! Se l'hai indovinato? Sì, lui! Come hai fatto a indovinare? Non lo so, però è lui. Chiaramente lui. Vediamo se lui ce la facciamo. È lui! Già, è Forrest Gump con la vita in uno schietto di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita, ma è bellissimo! Forrest Gump, tra l'altro, appena distribuito dalla Funko in Europa, perché in America era già presente da un po' di tempo, qua nella versione con i cioccolatini. Mentre c'è anche la versione da tennis tavolo. Ah, oh, che figata! Però che devo figata. Dirti la verità, che al momento degli ordini, io la versione vestito da giocatore di ping pong non mi aveva assolutamente... Colpito, anche perché... Pallina, no, secondo me non lo riconosci. No, assolutamente mentre no. Mentre con la scatola di cioccolatini... Allora, aspetta che adesso mi incasino. Se mettiamo Forrest Gump fuori dalla scatola, ma non di cioccolatini, del pop, sì? Secondo me diventa riconoscibile perché ha proprio la scatola di cioccolatini. Secondo me non è in generale così riconoscibile, forse per come è vestito, perché sai che è vestito così perché sta andando a Jenny per vedere sua figlia. Però la faccia è un po', non lo so, non è che gli assomigli tanto, forse quando corre con la barba di più. Quello con la barba sì. Sembra James Bond. Sì, perché tra l'altro sono facce abbastanza anonime. È uguale. Sono facce abbastanza anonime. E beh, ma da quel punto di vista, se non gli fai la bocca o le espressioni, cioè, è dura, ragazzi. È identico. Sì, ma perché dobbiamo... Allora, dobbiamo... Lui c'ha le rughe. Dobbiamo dire una cosa alla Funko. Adesso, guarda, apriamo questa parentesi e scrivete nei commenti se siete d'accordo. È uguale a Twitch. No, che secondo me... che secondo me, a questo punto, visto che ne sono stati prodotti tanti di pop, ci vorrebbe un upgrade. Sì. Cioè, nel senso, a questo punto, ragazzi, le espressioni dei pop... Un minimo. Cioè, lui che faccia aveva gli occhi un po' sempre... Cioè, se nella Golden Age dei Funko Pop tutti i pop erano con le mani così e non avevano movimenti, adesso si sono evoluti con movimenti, dettagli maggiori. Quindi Funko, per non far assomigliare ormai tutti i pop ai precedenti, un po' di espressioni facciali. Che cazzo. Vai. Va bene, ragazzi, adesso partiamo con... Anzi, andiamo avanti con questo unboxing, perché questa è la scatola che vede contenuti i pop di Flash,
E attenzione perché questa versione di Flash è diventata Vaulted. Sì. E attenzione perché quella è la versione normale di Flash, ma in questa scatola c'era contenuto. C'era. Contenuto, anzi, è contenuto il Chase. Attenzione perché io pensavo che questo fosse ormai da tempo estinto come i dinosauri. Wow. E devo dire che invece abbiamo avuto il culo di riceverlo, quindi grazie Franco. Grazie Franco, quindi questa appunto è la limited edition perché ne, ha, cioè, ne hanno fatti 36. No, non è che ne hanno fatti 36, no. È che è possibile trovarne uno su 36, un po' come le Grady Twins di Shining. Capito. Però questo è bellissimo perché è in versione metallica. Molto 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 bello. Versione metallica, e se guardate sul sito Pop Price Guide, che è all'interno della app della, della Funko, potrete anche verificare quanto vale. Quindi scannerizzate il codice a barre e guardate quanto vale il Flash metallico, ragazzi. Soprattutto anche perché io, come molti di voi, pensavo fosse estinto. Esatto, non si trova più da nessuna parte, ma oggi è qui in mezzo a noi. Esatto, che ci è andata veramente di culo, quindi complimenti a noi, complimenti alla Funko che ci ha mandato in primis Flash Vaulted e poi la versione Chase. Ma soprattutto adesso, ragazzi, arriva un gruppo che non saprei identificare come genere musicale perché spacca, diciamo che è un genere rock. Beh, allora, loro però sono nati come gruppo rock. Poi c'è stato un momento della loro carriera in cui proprio i loro estimatori li volevano sputare addosso perché hanno fatto dei pezzi che proprio con il rock con cui sono nati non avevano nulla a che fare, però il tempo gli ha dato ragione. Di che stiamo parlando? Dei Baci! Chi sono i Baci? Chi sono? Ma cazzo, non l'avevo inteso. Allora, attenzione perché qua abbiamo tutto il gruppo dei Kiss che ma che belli sono! All'interno di questa scatola, quindi è inutile che attendiamo di tirarne fuori uno alla volta, li tiriamo fuori tutti insieme e ne parliamo adesso. Abbiamo l'astronauta, The Spaceman. Abbiamo The Spaceman, che è riconoscibile per queste stelle, diciamo, questi occhi stellati. Poi tu che il bambino prodigio. Abbiamo il figlio delle stelle. Sì. Anzi, l'uomo dello spazio, perché è come se fosse esplosa una supernova negli occhi. Sì. Poi abbiamo The Star Child, che tra l'altro The Star Child, sì, a me mi fa venire in mente, sai chi? No. Mi fa venire in mente il film 2001 Odissea nello spazio, perché se non l'avete visto, attenzione spoiler, la scena finale c'ha questa... No, anche i tablet in quel film. C'ha questa scena in cui c'è questo bambino, mm-hmm, che appunto viene nominato The Star Child. Ah, vedi? Un figlio Stellat. Ma il batterista è bellissimo. Devo dire che allora, innanzitutto, la qualità di questi personaggi dobbiamo dire che è eccezionale. Questo è l'uomo gatto, comunque. L'uomo gatto che ha partecipato anche a Sarabanda, tra l'altro. Sì, che... non l'aveva truccato, però. E poi abbiamo il demone, che lui è Gene Simmons. Che ha una pistacchia in bocca. Allora, abbiamo parlato non a caso adesso di espressioni facciali. Queste loro ce le hanno. Allora, vabbè, Star Child c'è la bocca come ce l'ha The Spaceman, però Gene Simmons, poi volevi non fargli la lingua. Non è possibile non fargli. A questo addirittura il petto villoso. Sì. O la varicella, non si capisce. No, c'è il petto villoso perché in quegli anni andava molto l'uomo peloso. Io ce li ho ancora i peli, sono rimasto negli anni 70. Allora, dobbiamo dire che l'unboxing di oggi a noi ragazzi piace veramente tanto. Bello, bello, bello. Qua, tra tutti questi, tra questi omaccioni che sprizzano, come dire, birra da tutti i pori, Flash, eccetera, Forrest Gump è arrivato adesso a citofonarci. Porca di quella puttana. Eccomi qua, scusate ragazzi questa piccola interruzione, stavi dicendo? No, stavo dicendo che tra tutti questi tizi, Forrest è quello più, diciamo, meno. Sì, però io direi una cosa in questo caso. Se voi in questo momento fate uno screenshot di noi, di noi con tutti questi pop, se tra 2-3 anni andate a vedere le valutazioni di questi pop, rimarrete sorpresi. Rimarrete sorpresi perché non varrà. No, anche perché devo dire che noi saremo morti da anni. No, vaffanculo. Allora, perché dobbiamo dire che in questo caso Forrest Gump è un film che tutti prima o poi nella vita vedranno, sì, perché comunque è un film eccezionale. I Kiss sono uno dei gruppi che sono più riconoscibili nella scena musicale mondiale. E vuoi non riconoscere Flash? Infatti, esattamente. Soprattutto, volete non riconoscere una persona che quando corre lascia dietro di sé del fumo? E quindi va bene, ragazzi, è tutto per questo fantastico unboxing. Il numero di personaggi non è elevato, ma la qualità
altissima e soprattutto il loro valore futuro, perché sicuramente, come appena detto, i Kiss e i Kiss e Forrest Gump sicuramente acquisteranno valore. Invece Flash già ce l'ha. Già ce l'ha, minga. Flash c'ha un valore intrinseco. E si sa che è intrinseco perché quando lui lascia andare, lascia andare. Lascia andare. Va bene, ragazzi, tutto per questo video. Vi aspetteranno, vi si aspetterà o vi aspetteremo a casa. No, vi aspetteranno dei video che saranno incredibili. Sai che voglio andare a Bologna? Come mai? Non lo so, perché un mio amico mi chiede di passare a salutarlo. E allora andiamo tutti a Bologna. Ci vediamo, ragazzi. A Bologna. Ciao, ragazzi. Mano a mano.